Ignazio e Cecilia, momenti, la foto bollente impazza sul web, le parole di Moser. Ignazio e Cecilia, momenti, la foto bollente che impazza sul web. Pian piano Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno convincendo un po' tutti, anche gli scettici e quelli che credevano che l'amore sbocciato sotto i riflettori del Grande Fratello VIP fosse un storiella da telecamere e pubblicità. La neonata coppia infatti, da quando ha terminato il percorso nel reality più spiato d'Italia, sta continuando a coltivare amore anche dopo che le luci della ribalta del programma VIP si sono spente. E ogni tanto non perde l'occasione di mostrare ai fan qualche scampolo di felicità e intimità. Così, ecco che il bel ciclista trentino nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tanto ardito quanto romantico in compagnia della sua girl, facendo incetta di like e commenti. A seguire ha poi piazzato una dedica al miele per la caliente argentina. Andiamo a scoprire tutto. Cecilia e Ignazio, quei momenti che vorresti non finissero mai e. Un bacio passionale, Moser a torso nudo e Cecilia in reggipetto o forse con una canottierina black. A seguire una dedica zuccherina, quei momenti che vorresti non finissero mai e. L'ultima foto postata da Ignazio su Instagram, con tanto di dedica al miele, ha fatto impazzire il web e i tanti seguaci della neonata coppia, oltre 100.000 like e più di 2.600 commenti. Una coppia, che nonostante le critiche e i mugugni di molti italiani, continua ad alimentare il proprio amore che pare farsi sempre più solido e serio. Tra l'altro, l'Argentina, pochi giorni fa, è stata presentata in casa Moser, a papà Francesco. Insomma, che non si tratti solo di una cottarella da telecamere e pubblicità sembra ormai assodato. I due vogliono fare davvero sul serio. Casa Rodriguez saluta Francesco Monte e accoglie Ignazio Moser. Prima delle presentazioni in casa Moser c'erano già state quelle in casa Rodriguez. Belen, mamma Veronica e Jeremias, nella rovente vicenda dell'affaire sentimentale che ha coinvolto la sorella Cecilia, sono sempre stati dalla sua parte, pur rispettando e riservando parole di stima per l'ex Francesco Monte. D'altro canto non hanno avuto alcun problema nell'accogliere in famiglia Ignazio, che ha già fatto conoscenza di Belen e pure del suo fidanzato Andrea Iannone.